Luciano Littizzetto! Fabio Fazio, seratina, seratina! Che serata! Ci siamo divertiti un sacco, dai! Sì, sì, soprattutto quando non c'era il collegamento. Ma tra l'altro, scusami... vabbè, quello sono cose che capitano. Ma dove vai? Lasciami, per piacere. Ma lo... Il copione di Luciana! No! Volevo sapere, che fine ha fatto Mahmood? Ci doveva esserci Mahmood? Dunque, no, giusto. No, doveva esserci Mahmood, è vero, ha ragione. No, stamattina la casa discografica ci ha comunicato che dal momento che va a Sanremo non veniva. Ma adesso va a Sanremo per il weekend? No, anch'io me l'ho detto, ma va a far due mesi, ma evidentemente hanno delle regole per cui non lo so. Solo e quindi che se non verrà neanche il vincitore di Sanremo da noi? Questa è un'altra regola che hanno fatto stamattina. Apposta? Dice che noi abbiamo sempre avuto il vincitore di Sanremo. Ma quest'anno no, volevo dire. Quest'anno sì, ho letto anch'io. Dice che sì, per dice due giorni la circolare, che per due giorni possono andare solo nei programmi Rai dopo il festival. Quindi non. Quest'anno né Ibiza. No. Però noi possiamo chiamare uno che canti la canzone di Sanremo. Ma noi ci divertiamo lo stesso. Guarda, noi, per fortuna. Va bene, dai. Siamo leggeri. Ma chi se ne... No, invece mi spiace perché Mahmood, c'è tutto Mahmoud il pubblico che lo aspettava. Io ero pronta a sentire Lo so, vi chiedo d'amore. Scusa, ma è andata così. Hanno comunicato stamattina e anch'io ho detto, ma insomma, forse due mesi prima è un po' tanto, però... Allora, questa è... non è Ibiza. Questo è il regalo del compleanno perché questa lo apro settimana a casa. None ha fatto gli anni... Sì, ma non... Se fossi stronza direi 60, ma invece ne ha compiuti 59 come me. Sono più giovane di lei, di un anno. E questo è il regalino da parte mia. Lo apro a casa. No, lo devi aprire qua. Lo apro a casa. Ti prego, lo apro io allora. Fabio Fazio, puoi aprire... Possiamo farlo aprire? No, perché ci perdiamo troppo tempo, scusami, illuminato, so che tu sei illuminato, ma qua cosa, di illuminati non ce ne... No, schiacciare che lo rompi! Sarà una cosa che schiacciati qualcos'altro, che vedi se lo trovi. Ma è il mio regalo, perché lo apri tu? È perché hai detto che non lo aprivi. Va. Tienimi il microfono. Patriarcato puro. Ecco, se c'è un posto dove non c'è il patriarcato è qui. Ecco, muoviti, perché poi dopo mi dici siamo in ritardo e... Certo, poi lo tieni anche questo, lo metti nel cassetto, mettilo lì, proprio che faccia un masigotto. Ecco. Allora, è un regalino per Natale, che così un po'... Ah, che carino, è un Babbo grazie. Natale, così addobbiamo un po' lo studio. E questo è un gioiellino per te che sembra una cagata, e invece è un Babbo Natale... Un attimo. Aspetta un attimo, che twerca. Guarda. Vedi? Ha preso lezioni dalla Lamborghini. Ho cercato anche la Befana che ballasse la lambada, ma non l'ho trovata. Ma che mondo è? Ma guarda che è un gioiello di intelligenza artificiale. Dobbiamo comprarlo anche per Amato. È bellissimo. I primi 5 minuti, poi dopo ti viene da darlo da masticare al cane. È bellissimo. No, perché dobbiamo fare un po' di allestimento per Natale, perché adesso il Natale rincula sempre di più, eh. E cioè, è finito anno... Possiamo spegnerlo e... No, ma guarda che bellissimo, guarda di sì, profilo. Sì, ho capito, ho apprezzato moltissimo, è il regalo che ho sempre desiderato, grazie. No. Capite che siete stati fortunati, omonimi? Ecco. No, sì. Dicevo che il Natale rincula sempre di più, perché adesso finito Halloween, parte subitissimo il Natale. Subitissimo. Cioè, alla sera tolgono le zucche e i capelli da strega e la mattina dopo ci sono già gli alberi di Natale con le palle, capisci? Fra un po' si fonderà tutto insieme. Ci saranno i panettolini ripieni di zucca, Babbo Natale che arriva con la slitta trainata dai pipistrelli invece che dalle renne e poi insieme ci sarà Natale e Ferragosto e si farà la grigliata di Capodanno. La grigliata di Capodanno, sì. E comunque sono già partite le luminarie di Natale. Sai che a me piace molto farti vedere le luminarie di Natale. No, però no, ogni anno c'è questa cosa che tu, però è bellissimo. No, ma no, questa a me piace. Poi c'è questa pagina Instagram che si chiama Luci di Merda. Che meraviglioso. Vediamo il primo addobbo. Allora, questo cos'ha che non va, scusa? Infatti. Viene dalla Francia.
Credo sia un lettore di Le Pen, di Marine Le Pen. Titolo dell'opera: Le Valteron à Bassé. È molto utile anche per segnalare dove abiti. Dove abiti? Ma nella casa dove c'è quel Walter spiovente. Vediamo questo. No, ancora. Questo è Trieste, ancora. Secondo. Guarda qua, Doboni e Regina non finiscono mai. Questo è un enorme filo interdentale che non si capisce che senso abbia. Sarà caduto. No, secondo me l'inquilino dell'ultimo piano l'ha attaccato nell'ingresso alla presa del condominio per non sprecare la luce. Vediamo la prossima. Ecco, anche questo molto bello. Approvato da Diletta Leotta, perché credo che, non so, o è una pubblicità di Intimissimi o qualcosa di molto simile, non si capisce, perché che cosa può essere quella roba lì al contrario? Ma cioè, no, è un addobbo senza, è che tu vedi, sei maliziosa, tu vedi le cose. Cosa vedo? Vedo una specie di, no? Sì, è un trapezio. Sì, un pentagono, un mutandaedro. Va bene, sì. Un mutandaedro. Chi l'ha fatto deve aver bevuto qualcosa di veramente forte. Andiamo avanti. E abbiamo visto le mutande, ma vediamo l'interno della mutanda, che cosa c'è dentro. Allora, le palle, invece di essere sull'albero, sono sotto. Allora, c'è. Vabbè, non so, però, se è un test psicologico, vabbè, però a me qualcosa evoca. Ma perché tu ti ho detto? Tu ma vedi, io, ma anche tu. Voi, credo, no? Ah, ma loro ti compiacciono. Ma se fai una cosa così te la vai a cercare. Andiamo sì. avanti. No, basta. Ma no, ce ne sono tante. Foto luminaria di Palermo. Sì. Beh, qua vedi. Questa è una sirenetta, una donna. No, questa qua è l'Area 51, secondo me. Cioè, credo un locale per soli uomini, una cosa del genere. Non lo so, è il fantasma di Jessica Rabbit. Andiamo avanti, vediamo il prossimo. Ecco, questo... Teatro dell'assurdo, proprio non si capisce. La luminaria che va dove? Non si capisce, al fondo, e si rigonfia. Sì. Sì, cioè, ma... sembra la casa di Rocco Siffredi. No. Andiamo avanti. Guarda questo. Buttati, che morbido! Ecco la fine che fa il Babbo Natale. Ma è caduto, dai. Non è caduto, sì, poverino. È monumento al milite ignoto di Rovaniemi. Praticamente lui ha cercato di arrampicarsi sul camino, non ce l'ha fatta, si è sfrittellato sulla siepe, forse aveva esagerato con la grappa. Andiamo col prossimo, vediamo. Questo è ancora peggio, cioè la guerra dei mondi. Non si capisce che cosa sia, uno scarabocchio di luci luminose buttate a muzzo e sopra scritto Defi. Forse dedicato alla De Filippi, vai a capire. È presente quando scrivi le cartoline sui pullman che fai tutti i rigori così? Sembra che abbiano montato le luci sul terrazzo e poi il terrazzo si è crollato durante il montaggio. Questo è proprio recentissimo, è un video delle luci che ci sono al momento a Sorrento. Vediamo, bellissime. Poi al sud fanno delle cose meravigliose. Tutto bene. Che belle. Tutto bene. Beh, bellissime. Sì, bellissime. Sorrento è un posto meraviglioso. Improvvisamente, oltre ai cappelli di Babbo Natale, abbiamo... praticamente la candela, ecco, vedi? La candela con le due pigne sotto, che guarda, non è proprio il massimo. Cioè, quello che io voglio dire è, fate attenzione ragazzi, quando fate le luminarie, che se tu fai la candela e le pigne, il rischio è dietro l'angolo, sì, è un problema. Vediamo questo. Questa è una pallina di Natale, effetto inflazione. Praticamente il Babbo Natale è il Babbo Natale del Mercato Libero delle bollette di luce e gas. E per chiudere, vediamo questo simpatico perizoma. Come perizoma? È per l'uomo. Eh sì, in effetti è lunghissimo, è per quello che ti stupisci. Ma un perizoma fatto a renna. Eh sì. Cioè, dietro c'è il filo e davanti, cioè, per sorprendere la moglie o arrivare al divorzio in frettissima. Mamma mia. Non è niente male, perché con quella roba lì vai in montagna e non c'è rischio che ti si congelino, capito? Guarda Marco. Non sta bene. Gli piace la montagna. No, no, Luciana, guai a te. Allora, volevo dirti, a proposito di montagna, sì, che cosa è successo questa settimana. Non so se hai sentito tutto il casino di Cervinia, le Brelli e tutto quanto. Te lo racconto dall'inizio. Sì, ma io la so, non è inutile che me la racconti. La racconto a chi non l'ha sentita. Sì. Allora, aspetta che ce n'era ancora un pezzo. E un altro. Allora, succede questa cosa qua. Che sì, questa settimana...
praticamente la giunta regionale ha deciso che la città di Cervinia non si chiamava più Cervinia, ma cambiava nome e diventava Rebreuil. Ascolta bene, che vuol dire la palude. Hai capito? E addirittura il presidente della regione Valle d'Aosta, che si chiama Testolin. Sì. Adesso facciamolo lì sui nomi. Ma è Testolin. Nomen, nomen, Renzo Testolin. Ha firmato questo decreto anche perché l'aveva deciso la giunta precedente, quindi lui non ha fatto niente. Altro che firmare, certo. E quindi si elimina il nome Cervinia e rimane Le Breuil, comune della Val Tournanche. Le Breuil della Val Tournanche, sì. Le Breuil della Val Tournanche. Ma nessuno fa questa cantinella. No, perché per allenare la lingua, perché sennò ti fa... Le Breuil. No, ma noi che siamo del nord più o meno riusciamo a dirlo, ma sei già uno del sud, o siciliano. Ma che vabbè. Le Breuil della Val Tournanche. Ma se non riusciamo a dire Courmayeur, che al telegiornale tutte le volte che dicono Courmayeur fanno Courmayeur, figurati Breuil, che è un nome come sembra di sgorgare il lavantino con vabbè, toglietemi tutto, ma non il mio Breuil. È il nome originale, perché... Il nome originale. Perché durante il fascismo, quando erano vietati i nomi stranieri, fu ribattezzata Cervinia. Esatto, certo. Ma in Italia ce ne sono tantissime città che hanno il nome, certo, che le ha dato Mussolini: Aprilia, Sabaudia, sì, Pomezia, Colleferro, un sacchissimo, sì, di nomi. Quindi perché cambiarlo? Oltretutto Cervinia è un marchio, è come se cambiasse il marchio Giovanni Rana, si facesse chiamare Jean Leran. No, certo. Nessuno lo riconosce. Persino la Santa Rana, buonasera, scusi tanto, ci guarda Jean Leran. No, scusi tantissimo. Persino la Santanchè, che pure lei si è cambiata il cognome, perché non si chiama così, questo è il cognome del primo marito, si è indignata moltissimo . E ha fatto addirittura un video che noi adesso vedremo. Sì. Attenzione. Cervinia, udite udite, hanno pensato bene di cambiare il nome, di chiamarla Le Breuil, manco mi ricordo. Ma io voglio dire, ma siete matti? Ma voi sapete quanto tempo ci vuole a costruire una destination, una brand reputation? E voi fate una roba del genere? Hai ma capito? Ripensateci. No. Ma sai quanto ci vuole a inventarsi una brand reputation? Io, no. E una destination. Ma non so cos'è la destination. E neanche lei sa che come si dice Breuil. Non sa neanche lei cosa sta dicendo, di sicuro. Ma poi il problema è un nome francese, poi tu parli inglese. È appunto strana questa cosa, vabbè. No, ma poi secondo me è un problema proprio anche oggettivo, è un paese conosciutissimo in tutto il mondo, una meta turistica pazzesca, arrivano da tutto il mondo, cercano Cervinia, vedono Breuil, abbiamo sbagliato strada, è certo. Vai nel navigatore, cerca Cervinia, dopo un po' dici ma vaffanbagno, vado a Bormio, guarda, certo, chi se ne frega. Ma poi anche gli abitanti, i residenti dovevano cambiare tutti i documenti, sì, grane mai finite, tutto per questa idea di Testolin che aveva nel testolino. Sua idea. Che era anche precedente. Comunque, la sindaca di Cervinia, che casualmente è una donna, sì, alla fine ha detto: adesso avete rotto, sì, rimane tutto così com'è. Quindi si chiamerà Cervinia Breuil. Sì, come adesso. Come adesso. Se sì, tu vuoi chiamare Cervinia, chiami Cervinia. Se vuoi chiamare Breuil, lo chiami Breuil. Se vuoi chiamare Cervinia Le Breuil della Val Tournanche, lo chiami così. E adesso pare che il dottor Testolin voglia cambiarsi il nome. Come si chiama? Capoccion. Peraltro, posso dire una cosa? A proposito di montagna, lo dico al pubblico, Federica Brignone, con un business gigante in Canada, Mont Tremblant, ha vinto. Super Federica, 2 su 2. Mont Tremblant della Val Tournanche? No, di Canada. 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 Mont Tremblant della Val Tournanche, no, della Val Tournanche, del Canada, quindi è l'azzurra più vincente di sempre. Brava! Ti aspettano. Grande a Cervinia Le Breuil. E ti aspettiamo qua. Anche prima qua, poi a Cervinia Le Breuil. Vabbè, altro casino questa settimana, sì, che riguarda i treni. Vabbè, abbiamo già detto, basta. No, no, ma no, a parte il mago Lollobrigida che ferma i treni con la sola imposizione della mano. Sì. Adesso abbiamo avuto il problema della ragazza del treno. Aiuto. Praticamente del treno interregionale Grosseto-Roma. Non so se hai visto. No, non l'ho visto. Questa ragazza praticamente pioveva, sale sul treno con i capelli tutti fracichi. A un certo punto cosa fa? Presa da un'urgenza tricologica impellente, attacca la presa della piastra dove si attacca la cosa cos'è dei telefonini. Della,
Cos'è la piastra? No, vuoi dirmi che tua figlia non ha una piastra? La piastra per capelli, quella roba che gli liscia. Ho capito. Ah, ma e si è portata in treno la piastra? Minchia, sì. Cioè, tu ti porti la piastra in treno? No, però dove vivi? Dove vivi, Fabio? Adesso le ragazze si piastrano di continuo. È un piastramento senza confini. Il problema è che questa qua aveva i capelli... Poi, lo sapete voi, ragazze, quando tu passi la piastra, poi fa il fil di fumo come la butterfly, soprattutto se i capelli sono umidi. È partito l'antincendio e ha bloccato tutti i treni, cioè tutta la linea. E guarda, voglio bloccato rallentamente sulla linea e soprattutto gli altri passeggeri che volevano piastrargliela loro e fargliela con le mani nude la piega. Mia figlia per fortuna ha i capelli lisci. Da soli. Non ci credo. Giuro. Comunque adesso sali sul treno e Disneyland, e ce n'è sempre una. Non mi stupirei se sali sul treno e ti trovi di fianco due piovre che vanno a vedere l'acquario di Genova o uno che tira fuori la motosega per farsi un panino, incredibile. Comunque, le ragazze adesso sono dipendenti dalla piastra. Quando è ora di piastrarsi i capelli non c'è santo, si devono piastrare. A casa mia siamo tre femmine, una Befana, cioè io, e due ragazze. Abbiamo il cassetto del bagno che è una palude di coccodrilli, perché se piastre solo così, e di continuo, quelle che ce l'hanno lisci li vogliono ricci, quelle che la vogliono lisci, quelle che l'hanno ricci la vogliono piatta, vuoi sempre i capelli che hanno le altre. Quindi, secondo me, adesso bisognerà prevedere delle comunità di recupero per ragazze dipendenti dalla piastra. A meno che, a meno che le Ferrovie dello Stato non prevedano una nuova linea, cioè? Il Trecciarossa, con dei vagoni nuovi, oltre al vagone business e al vagone economy, anche il vagone permanent, il vagone piastra e il vagone extension. Altro casino questa settimana, una settimana di casino, sì, l'Expo del 2030 non si farà a Roma. Vediamo come l'ha presa Ermeloni, vediamo, non benonissimo, eh? Pensavamo di arrivare secondo dopo Riyadh, invece siamo arrivati terze. Pensa che culo, sì. Dopo Busan, che non è un paese del Triveneto, no, ma è una città della Corea del Sud, sì, famosa per un film di zombie, ti ricordi? No. Gli zombie che salgono sul treno e mangiano tutti i passeggeri, per la piastra con Lollobrigida. Comunque di nuovo Riyadh, e Riyadh ci ha preso Mancini, adesso ci ha preso l'Expo, fra un po' ci prenderà anche Fiorello, eh. Io me lo sento, Fiorello in centro a Riyadh che fa viva Riyadh 2, è un attimo, eh. Dobbiamo stare molto accorti. Poi hanno votato contro di noi anche Tunisia e Albania. Ma l'Albania? Ma scusami, ma non erano così sti due? L'apparenza inganna. Ma Melo e l'altro, come si chiama? Rama. L'apparenza inganna. Ma quindi sembravano i due di Grease, Danny Zuko e Sandy. Niente, adesso... Tra l'altro che fine ha fatto sta storia dell'Albania? Sandy? No, l'Albania, dove dei migranti. Non so, è rimasta sospesa, non so che fine abbia fatto. Forse storia li teniamo a weekend alterni. No, credo che al momento sia rimasta così. Non lo so, magari sarà Natale a Roma e Pasqua da Rama, chi lo può sa. Può. Oppure li possiamo mettere in quest'isola nuova che forse ci stanno regalando, hai sentito? Quale isola nuova? Che c'è un pentito di mafia, ah, sì, che vuole regalarci un'isola artificiale. Proprio allo Stato italiano. Vediamo, il boss di Camorra, Raffaele Imperiale, vuole cedere allo Stato italiano un'isola artificiale di fronte a Dubai. Si chiama Taiwan, tanto per essere. Ma che idea? Ma perché non No, ma io pensavo che insomma i carcerati stessero sull'isola con un carcere, insomma, no. Invece no, hanno costruito un'isola e la vogliono regalare praticamente a noi. Io tremo già, perché già mi immagino Musumeci che apre la gara per le concessioni delle spiagge. Poi dobbiamo dirlo assolutamente, la Biancofiore. Sai che la Biancofiore cosa voleva? È successo? Sai che voleva far costruire un'isola artificiale? È vero, per me? È vero. C'è. E c'è, li mettiamo tutti lì insieme a Taiwan, che vendono braccialetti e cocco nelle spiagge e boh, abbiamo risolto il problema, no? Ma capisci? Lei forse la pensa anche così. Secondo me se ce la regala è perché c'ha qualche magagna, magari entra l'acqua da sotto. Ma, però poi bisogna capire perché Taiwan. E quello è, dico, con tutti i nomi del mondo, un'isola che si chiama un'isola Taiwan, che non se la stanno contendendo gli americani certo, e i cinesi che si stanno spaccando il culo ogni due per tre e noi andiamo. Vabbè, così una per uno. Vabbè. Altro merdone è partito con Crosetto. Oh mamma mia, però questo non lo affronterei, no? Ma l'hai affrontato prima. Eh sì, ma prima l'ho affrontato con autorevoli ospiti. Che bella espressione serena. Sì. Mi ricorda qualcuno, non so se a te ti ricordo.
No, praticamente in sintesissima, sì, chi ha detto che la magistratura ce l'ha col governo Meloni, praticamente, in qualche sì, modo. Poi ha detto, ma no, si ma è no, stato no, mai no, certo, no, no, sì. No, però guarda che questi comandano, fanno le leggi, non si dimettono e poi fanno sempre le vittime, è sempre colpa degli altri. Io non l'ho capita. Ha anche previsto un test attitudinale per i giudici, che poi adesso hanno già smentito, perché sai quelle robe lì, cioè durano meno di Morgan. Come dicevi ieri prima, non succederà niente, sì. Però comunque non sarebbe una cattiva idea, però io la farei per tutti i mestieri, soprattutto per i politici. E noi che facciamo se fanno il test a noi? Ma noi lo fanno già, perché se noi andiamo male ci mandano a casa, sì, e invece i politici questo no. Questo è vero, è vero, ha ragione. Può capitare. Anche se si va bene. Anche se si va bene ti mandano a casa, figurati se si va male. No, che così almeno se fanno un test, se tu poi noti che c'è uno che al posto del cervello c'è un candito di panettone, è stato certificato e bon. Basta. Allora, io ho preparato il test, quindi se ci fosse qualcuno a casa che avesse una mezza idea di fare il politico, sì, ho qui il test per capire se è il suo mestiere o meno. Allora, prima domanda. Devi andare a una manifestazione a Caivano, ma il tuo treno è in ritardo. Cosa fai? Accetti il ritardo senza scomporti, non sentendoti diverso dagli altri. Te ne sbatti il retrotreno, chiami il capo di Trenitalia e scendi dove ti pare, attendi con calma che quelli del genio civile portino Caivano da te. Ti nominano a capo del governo e sei donna. Come ti fai chiamare? La presidente del consiglio, il presidente del consiglio, il presidente della consiglia, il presidente Marchesa del Grillo, perché io e voi non siete un cazzo. Cosa fai appena eletto? Lotto per i diritti civili, lotto per il rilancio dell'occupazione, lottizzo la RAI. Ti mancano un po' di voti per far passare una legge in Parlamento. Che fai? Cerco di convincere le opposizioni, cerco di migliorare la legge, cerco di comprare un paio di senatori. Devi restituire 49 milioni di finanziamento pubblico usati illecitamente. Che fai? Li restituisco con dignità, li restituisco con amarezza, col cacchio che li restituisco. Quale figura geometrica preferisci? La sfera, il cerchio, la tangente. Per aumentare la natalità in Italia, cosa faresti? Aumento il numero delle feste comandate, investo sugli asili e i bonus per genitori, buco per legge tutti i profilattici in commercio. Sei nella giuria di un premio letterario. Come ti comporti? Leggo i libri in concorso per votare con giudizio. Non li leggo, ma se qualcuno mi chiede, dico che li ho letti. Non li leggo e lo dichiaro con sicumera, senza pensare che così rischio la figura di me. Per dare spessore politico alla tua persona, cosa faresti? Mi impegnerei in Parlamento, mi rivolgerei a un armocromista, mi vestirei da nazista a una festa. Ti telefona il politico di uno stato africano, cosa fai? Attacchi dicendo di richiamare, intanto prendi informazioni, non sapendo chi è ti tieni sul vago, buongiorno, buonasera, gli racconti tutti i fatti tuoi e anche i nostri. Vabbè, brava, ultima Luciana. Cosa. Oh, un'ultima cosa, buona notizia, un'ultima cosa. Ultima cosa, non è una notizia bellissima perché siamo arrivati a 108, due vittime di nuovo questa settimana, altri due femminicidi, uno ad Andria, uno a Salso Maggiore, entrambe donne uccise dai propri compagni. No, ne volevo parlare perché è una cosa che continua a riguardarci. Allora, Vincenza è stata accoltellata dal marito che non accettava di essere stato lasciato, oltretutto davanti ai figli piccoli che a vita si porteranno quelle immagini addosso e che dovranno fare i conti con quella macchia, quella maculopatia del cuore che gli toglierà la visuale del bello per sempre. E Mina, 66 anni, indiana, uccisa dal marito a colpi di mazza da cricket. E queste notizie ci hanno levato il fiato perché ci hanno fatto sentire inutili, come se quello che abbiamo detto, urlato, gridato in questi giorni, in questi anni, non fosse servito a niente. E invece no. Tre bambine a Reggio Calabria,
12, 10, 8 anni, non so come si chiamino. Le chiamerò io Marta, Marcella e Martina. Il padre stava prendendo a pugni la mamma perché pretendeva che lei pulisse la cenere che lui aveva buttato per terra. La piccola Martina prende il cellulare della mamma e scrive 113 e glielo dà. E poi tutte e tre vanno sul balcone con questo cartello con scritto Help e fanno insieme il segno dell'aiuto per richiamare l'attenzione. E così salvano la mamma. Se non ci fossero state loro, sarebbero tre le vittime da piangere questa settimana. Ecco, sono Marta, Marcella e Martina il segno del cambiamento. Queste bambine ci hanno detto che la strada è giusta, che sarà un cammino lungo, ma ce la faremo. Ecco a cosa è servita la morte di Giulia e a cosa servono le nostre parole in TV, sui giornali e sui social. Servono a far crescere piccole donne consapevoli, volitive, audaci e coraggiose. Insieme alla scuola, naturalmente, un luogo dove imparare la matematica, la storia, la geometria e la grammatica, anche quella dei sentimenti. Perché l'educazione affettiva e sentimentale non è una nefandezza, come ha detto un illuminato parlamentare, ma lo strumento per scardinare la violenza dalla base e non quando è troppo tardi, per crescere coscienti che l'amore è un'altra cosa e per stare alla larga da quelle famiglie tradizionali che di tradizionale hanno solo il potere di un uomo che si sente re e padrone di chiunque viva con lui. Quindi grazie Marta, Marcella e Martina. Siete state tre bambine molto coraggiose ed è solo grazie a voi se questa settimana c'è ancora tra di noi una di noi. Grazie a Luciana Littizzetto. Fabio Fazio, che ha compiuto 59 anni. Pubblicità. Twisting, twisting, twisting the night away.